Continuiamo con il professore Giuliano Bonanomi. Professore di patologia vegetale all'Università Federico II di Napoli. Salve a tutti, buongiorno. Mi chiamo Giuliano Bonanomi, come mi ha presentato. Un piccolo contributo per dare un po' di vivacità a questa presentazione. Io sono docente all'Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Agraria, ma sono anche parte del comitato scientifico del Club Alpino Italiano, della sezione di Salerno. Metto un attimo la presentazione. Sono stato invitato per parlarvi un po' del legame che c'è tra la biodiversità e i cambiamenti climatici. Sapete tutti l'importanza dei cambiamenti climatici, li viviamo tutti quanti. Ogni giorno i mass media ci inondano di informazioni sul fatto che il clima è più caldo e questo, oltre a impattare direttamente la nostra vita, impatta anche la vita degli animali e delle piante. E qui vi volevo far vedere alcuni esempi e come possiamo noi contribuire per mitigare questi effetti attraverso questo progetto Rifugi Sentinella che vi avvia a descrivervi. Prima solo una slide velocissima di introduzione sui cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono causati per grossa parte dall'attività umana. Attività umana che immette nell'atmosfera, nell'aria, una serie di gas. I più importanti è l'anidride carbonica. In questo grafico qua dietro ci sta la concentrazione dell'anidride carbonica, che è un gas poco abbondante. Sono 400 parti per milione, circa lo 0,04%. Quello che dobbiamo sapere è che nel 1850, 150 anni fa, 200 anni fa, era 280 parti per milione e oggi è 423 e ogni anno aumenta. E a questo aumento di questo gas corrisponde un aumento di temperatura, vedete questa curva che cresce, quindi un incremento di circa 1,5 gradi negli ultimi 40-50 anni. Poi diciamo un grado e mezzo, importante o non importante? Cioè, per alcuni è molto rilevante, per altri diciamo che un grado e mezzo possiamo tollerarlo. Per capire questo vi faccio vedere un esempio, ok? Potrei stare qui a parlare giorni interi, però per il tempo che mi dà a disposizione vi faccio vedere solo un caso, che è il ghiacciaio del Calderone. Il Calderone era un ghiacciaio che stava il più meridionale d'Europa, stava sul Gran Sasso, vedete questo qui, il Gran Sasso, e ci sono due immagini a confronto, quella del 1913 e un paio di anni fa, 2022, tre anni fa, nello stesso periodo dell'anno. Cosa si vede? Che 100 anni fa era bello corposo, era bello pieno, arrivava quasi sulla cima, e dopo 100 anni sono rimastero pietre. In realtà c'è ancora un po' di ghiacciaio, un glacio nevaio. Ce ne sono 26 metri di spessore di ghiaccio, però coperti di pietre. Però in questi 50 anni, con l'incremento di temperatura, questo ha portato a questo scioglimento, che non riguarda solo il Calderone, riguarda tutti i ghiacciai alpini, con impatto sul ciclo dell'acqua. Nel caso specifico, anche i rifugi che stanno sul Gran Sasso ora sono in difficoltà perché non hanno più l'acqua a disposizione per portare avanti le loro attività. E in questo contesto si va a intersecare il progetto Rifugi Sentinella. Dice lui, noi che possiamo fare per i cambiamenti climatici? Gli stati, ok? Tutte le nazioni si riuniscono periodicamente per cercare delle soluzioni. Noi come singoli individui o come piccole associazioni possiamo fare qualcosa. E il Club Alpino Italiano, che è un'associazione importante, che ha più di 350.000 soci, ha deciso di dare il suo contributo. Come? Attraverso questo rifugio, questo progetto. In cosa consta? Consta nella installare delle centraline meteorologiche, delle centraline che permettono di misurare la temperatura, l'umidità, la radiazione, il vento, tutti quei fattori che ci permettono di quantificare il cambiamento climatico. Voi mi direte, vabbè, ma le centraline meteorologiche in Italia ce ne sono migliaia, decine di migliaia, è vero, ci sono quelle della Protezione Civile, dei Carabinieri, dell'Aeronautica Militare, dei comuni, delle regioni, però c'è un difetto che quasi tutte le centraline sono a bassa quota, in pianura e in collina, e mancano invece le centraline meteorologiche sulle cime delle montagne. C'è solo una rete, quella di Meteo Monte, dei Carabinieri, sviluppata per prevedere le valanghe.
E quindi proprio per riempire questo tassello, questa informazione mancante, il CAI ha installato 25 nuove stazioni meteorologiche nelle sue strutture, nei rifugi che ha a disposizione, quindi sfruttando le strutture già presenti, hanno messo queste centraline meteo operative. Già operative, potete andare sui siti e vedere le condizioni attuali. Non ve le faccio vedere tutte le 25, però nominerò solo le due per queste. Una immancabile, Capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa, 4500 metri. Fondamentale avere una stazione meteorologica là, perché attraverso la misura della temperatura possiamo sapere quando c'è lo zero termico. In estate spesso sentiamo parlare di zero termico, a che quota sta lo zero, la temperatura zero. E negli anni scorsi è arrivata a 4500, 5000, 5500, quindi è fondamentale avere una stazione meteorologica. E poi quella che abbiamo installato quest'anno grazie alla stazione di Salerno in collaborazione con il Comitato Scientifico Centrale, quindi abbiamo da quest'anno una stazione meteorologica anche sul rifugio Cervati, quindi è stata installata, è operativa, e a questa si va ad aggiungere un altro tipo di attività di scienza condivisa, che significa noi attraverso la stazione meteorologica raccogliamo i dati climatici, però questi li vogliamo associare a come le piante e gli animali rispondono a questi cambiamenti climatici. Per fare questo ci sono una serie di monitoraggi appunto sulla flora e sulla fauna che sono portati avanti grazie al supporto degli esperti come me, ma anche tanti altri, sulla flora e sulla fauna, che spieghiamo ai soci cosa devono fare, e poi loro periodicamente a cadenza settimanale o bisettimanale si recano sulla montagna a monitorare lo stato delle piante e degli animali. Quindi in questo si vede un legame fortissimo tra la scienza, diciamo, che si fa diciamo, all'università o al CNR, e la necessità di un contatto con le popolazioni, con i soci, che permettono di ottenere dati altrimenti impossibili da rilevare. E quindi con queste età noi andiamo a vedere guarda il futuro, perché questo è un progetto di lungo termine. Una volta installata la centralina metro, noi seguiremo, monitoreremo i cambiamenti per decenni, capito? Quindi c'è il piano di tenere in funzione per 50, 60, 100 anni. Però noi con il rifugio Sentinella vogliamo vedere anche al passato, quindi non solo al futuro, anche al passato. Perché? Perché il passato ci può insegnare tante cose, ci può insegnare come ha reagito la natura agli sconvolgimenti che ci sono stati nei secoli, nei millenni passati. E quindi per fare questo vi racconto una storia di un progetto che è stato finanziato appunto dal CAI, dall'università, che è dedicato alla nostra montagna, la cima più alta della Campania, il Monte Cervati. Vedete, questa è un'immagine fatta da un drone e si vede questa cima rocciosa ammantata da boschi che però non riescono a coprirla tutta. Molto bella esteticamente, poi è un ambiente importante perché è ricco di biodiversità di piante, ma anche di uccelli. Gli uccelli migratori utilizzano la cima del Cervati spostandosi, okay, e diciamo volando da una cima alta a un'altra cima, ad esempio volano dal Pollino e poi la sosta successiva è sul Cervati. Una volta poi partendo dal Cervati, la sosta successiva sarà sulle montagne abruzzesi, quindi fondamentale anche per la bifauna. Quello che ci siamo chiesti noi, ma questa montagna è sempre stata così, è sempre stata in questa cima rocciosa con il bosco che non ne copre la cima. Questo ci pareva strano ai ricercatori, perché sappiamo che nelle montagne vicine, ad esempio del Pollino, il faggio, quindi il bosco, giunge a quote molto più elevate, oltre i 2100 metri. Quindi in base a quello che sappiamo questa montagna doveva essere coperta di bosco, invece questo bosco non c'è più. Vedete qua, quando stiamo sotto la cima, si vede questa dolina, questa zona carsica, quella là sulla sinistra è proprio la punta, 1899 metri, e quello che ci colpa alla punta non c'è nessuna pianta arborea. E cosa abbiamo scoperto? Vedete, questo è un profilo di suolo che viene esposto in quella dolina. Questo è un profilo naturale che si forma durante l'erosione, e se osservate con attenzione, a metà di quel profilo di suolo ci sta una striscia nera, la vedete? Leggera ma evidente. E noi lì siamo concentrati, abbiamo fatto un'escursione, abbiamo notato questo aspetto e abbiamo detto ma forse questo profilo di suolo ha qualcosa da raccontarci. Lo faccio vedere un po' più con attenzione.
e sta questa striscia nera a 1,5 metri di profondità. Siamo andati lì a, con un approccio archeobotanico, quindi è l'archeologia applicata alla ricostruzione della vegetazione del passato. Siamo andati a scavare là dentro, cosa abbiamo ritrovato? Abbiamo ritrovato dei carboni, quel nero è carbone. Quindi quel nero è indicatore di qualcosa che è avvenuto in passato, di un grande incendio che, si è, che ha colpito la montagna. Quindi la prima domanda che si è posta è: quando è avvenuto questo incendio? E che vegetazione c'era prima di questo incendio? Okay? Quindi abbiamo fatto questi piccoli pezzi di carbone, raccolgono tantissime informazioni. Con la datazione a radiocarbonio possiamo sapere quando è avvenuto. Quindi ora lo sappiamo, sappiamo che circa 4.800 anni fa è avvenuto questo grande incendio che ha cambiato il volto di questa montagna. Dopodiché, attraverso l'analisi microscopica di questi carboni, si può dire anche a quale pianta appartenevano, qual era la comunità vegetale che dominava lì. Abbiamo visto che era dominata da una prateria molto diversa da quella attuale, con piante di grandi dimensioni, e negli strati più profondi ci sono altri carboni che invece ci suggeriscono che c'era un bosco dominato sia da faggio e forse anche dai pini, simile a quello che potremmo ritrovare adesso in Pollino con il pino lorificato. E quindi questo ci ha raccontato la storia di questa montagna e come poi, diciamo, l'ecosistema si è modificato e come poi si è modulato gli adattamenti ai cambiamenti climatici. Vi avevo portato un'altra storia, però non solo del tempo di raccontarvi, che è stato un altro, diciamo, particolarmente interessante, diciamo, di successo, una ricerca di successo sempre operata dal CAI in collaborazione con la mia università, che è relativa al Campo Imperatore. Il Campo Imperatore penso che lo conoscete tutti, è l'altopiano più vasto del centro Italia, vicino al Gran Sasso, e vedete come appare questa grande pianura senza un albero. Di nuovo, utilizzando lo stesso approccio che vi ho raccontato prima, abbiamo trovato questo profilo di suolo che sta sotto al Monte Preno, una montagna lì molto importante, e come vedete ci sono di nuovo questi strati, okay, ricchi di carbone. Vedete, questi sono i carboni che abbiamo ritrovato noi a varie profondità, li abbiamo osservati al microscopio, li abbiamo datati, e poi grazie a Massimo, con la sua capacità fotografica di riprodurre con l'intelligenza artificiale i paesaggi del passato, siamo riusciti a ricostruire la storia di questo sito negli ultimi 20.000 anni. Praticamente 22.000 anni fa qui c'era un ghiacciaio, un vasto ghiacciaio che partiva dall'inizio di Campo Imperatore per 15 km fino in fondo, dove adesso, se siete pratici della zona, dove fanno arrosticini, che sono i ristoranti. Cosa più importante è che 9.000 anni fa era completamente diverso rispetto a oggi. C'era un bosco di betulle, che è la prima pianta che ricolonizza l'ambiente quando si scioglie il ghiacciaio alla fine della glaciazione. Questa poi è stata sostituita 6.000 anni fa da un estesissimo bosco di faggio. Bosco di faggio che poi, similarmente a quanto è successo su Cerpati, è stato distrutto da un incendio di mani proporzioni, che poi ha generato quella comunità che vediamo oggi, cioè questo prato. Questo secondo me è un grande insegnamento, perché ci fa vedere come la natura, okay, non sia fissa, si modifichi in continuazione, con stravolgimenti che possono prestare a parere anche, diciamo, di grandissima importanza. Concludo con, non li nomino tutti, con tutte le persone che appartengono al CAI, all'università, di vari tipi di università, che ci hanno aiutato a raggiungere questi risultati. Questo si fa vedere che grazie alla, diciamo, appartenendo a queste associazioni si può vivere la montagna in diversi modi, non soltanto dal punto di vista alpinistico e escursionistico, ma anche approcciandola, aumentando la conoscenza attraverso un approccio scientifico, collaborando, diciamo, con ricercatori come me. Ti ringrazio dell'attenzione, grazie Massimo per l'invito. Grazie professore per il suo contributo nozionistico e interessante che ha dato a queste